Con l'inizio del caldo inizia anche il gran lavoro nelle campagne della provincia di Pesaro e Urbino. Come un ciclo continuo, torna anche per quest'estate la trebbiatura del grano, uno dei momenti più attesi e faticosi dell'agricoltura nel nostro territorio. Quest'anno siamo andati a vedere come procede il raccolto del grano in una nota azienda di San Costanzo. Davide, come nasce il tuo interessamento verso il mondo agricolo e della raccolta del grano? Praticamente fin da ragazzo, dall'età delle medie, andavo con le mititrebbie con mio padre. Poi nel 1992 abbiamo iniziato un'attività in proprio. Si è passati dalle vecchissime macchine senza cabina a macchine molto sofisticate con guida satellitare automatica e cabina pressurizzata. Il lavoro dell'agricoltore è una passione, altrimenti è un lavoro che non si riesce a fare. Qual è invece una giornata tipo durante il momento della mietitura? La giornata tipo adesso, durante la trebbiatura, ci si alza alle 6 del mattino, si preparano le macchine, si toglie la polvere, si ingrassano, poi verso le 8 e mezza, 9 si parte, si va in campo e si smette di solito verso 10, 11 di sera. Si torna a casa a mezzanotte e poi al mattino alle 6 si riparte. Un mestiere dalla duplice medaglia, piacevole in certe occasioni, ma alle volte anche impegnativo e con alcuni sacrifici. Quali sono le gioie e i dolori di questo mestiere? Le gioie di questo lavoro sono la passione, il piacere di usare queste macchine molto innovative e il buon andamento del raccolto che sta andando molto bene questi primi giorni. Speriamo che continui così, anche se la siccità è stata molto elevata, il raccolto è un'annata eccezionale. I dolori è il lavoro, che le ore sono tante, sono lunghe e quindi la famiglia in questo periodo veramente rimane un po' in disparte, perché si parte al mattino e quando i figli dormono si ritorna la sera quasi che sono andati a letto. La moglie qualche volta si arrabbia, ecco, e quindi, però se capisce il lavoro, tutto va bene. Agricoltori, mietitrebbie, trattori con cassoni, è impossibile non notare tutto questo movimento alla conquista di quel chicco di grano che un giorno finirà nelle tavole degli italiani. E invece come sta procedendo il raccolto? All'inizio sembrava che, dovuto alla siccità, il raccolto fosse scarso e di bassa qualità. Invece riscontriamo un raccolto buono, di qualità, di quantità, ottimo, direi eccezionale come l'anno scorso. Quindi un prodotto di altissima qualità. L'inconveniente è che purtroppo il prezzo è sempre non remunerato per la qualità che si fa. E anche se le fatiche sono tante e i tempi sono cambiati, c'è chi ancora rispetta le tradizioni, fermandosi alcune ore sotto l'ombra di una grande pianta per pranzare in compagnia del buon cibo locale con tanto di vino o acqua gelata, prima di ripartire, fino al calar del sole, lungo i campi dorati di grano.